Un poker, la Nocerina si rilancia in classifica, 4 gol al Prato nel recupero della gara del 17° turno che fu rinviata per impraticabilità di campo 2 settimane or sono. La squadra di Auteri vince dunque la partita, 3 punti in classifica che la avvicinano alla capolista Latina, ora a -7, ma anche alla inseguitrice più immediata, l'Avellino, che ora è a -5. Agli ordini dell'arbitro Aversano di Treviso, le squadre in campo con la Nocerina che ritrova 2 calciatori, Negro e Bruno, entrambi squalificati per la trasferta di Latina, mentre Andjelkovic, il terzo dei giocatori che era assenti, finisce in panchina almeno inizialmente. Centrali sono Baldan insieme a Scardina. Avvio veemente della formazione di Auteri che al 17° minuto va vicino al gol con Evacuo, bellissima la triangolazione di Negro e Mazzeo, Mazzeo ispiratissimo soprattutto nel primo della prima frazione, poi anche all'inizio secondo tempo, il tiro di Evacuo però finisce fuori. Al 20° minuto Negro ci prova con una conclusione, il suo fendente però non riesce a trovare lo specchio. È il preludio al gol che arriva al 35° minuto con una bellissima conclusione di Vincenzo De Liguori. La sua sventola finisce alle spalle del portiere Laieni. Vantaggio rossonero, grande esultanza del pubblico presente. La Nocerina insiste al 45° minuto, tiro ciabattato di Corapi. La conclusione finisce a fil di palo. Inizia il secondo tempo e la Nocerina insiste, vuole chiudere subito i giochi e lo fa con una splendida esecuzione di Fabio Mazzeo che entra in area di rigore, si gira su se stesso e con un sinistro brillante trova l'angolo opposto, niente da fare per l'incolpevole portiere di colore. Il Prato praticamente non esiste, la Nocerina conclude ancora al 3° minuto, cross di Chiosa, testa di Mazzeo, il pallone di poco fuori. I tifosi si fanno vedere con un bellissimo striscione in curva sud che ricorda il tifoso scomparso di recente della Cavese, Cechevone. Al 17° arriva il 3° gol, cross di Corapi, Evacuo di testa, indirizza in modo certosino nell'angolino basso. Al 19° minuto il poker della Nocerina, traversone di Mazzeo, sempre di testa, stavolta è Michael Negro a ritornare al gol. 4-0, partita chiusa, no, la Nocerina cala un po' di intensità e la formazione ospite del Prato trova un paio di gol. In particolare al 24° bellissimo il tiro da lontano di Tiboni, il sinistro è violento, smanaccia soltanto Giovanni Russo, preferito dal Degani, che sul primo tiro subito non riesce a parare. 4-1. È il 32° quando l'arbitro Aversano di Treviso combina una frittata, Scardina infatti viene espulso, forse per l'arbitro prende la palla con le mani, le immagini lo smentiscono, è calcio di rigore più espulsione dal dischetto e Sabr segna il 4-2. Auteri cerca di difendere il vantaggio, entra Andjelkovic al 34° al posto di Evacuo, ma non ci sono praticamente più emozioni, solo al 35° un fallo su Gorobsov di Silva Reis, l'arbitro Aversano capisce di aver fatto una sciocchezza in precedenza e espelle Silva Reis che andava probabilmente soltanto ammonito. Fino alla fine la Nocerina comanda le redini del gioco nonostante l'inferiorità numerica 10 contro 10 di entrambe le squadre, finisce 4-2. Poker che rilancia nettamente la squadra in graduatoria.